Oh, eccoci qui, ci ritroviamo per un altro boss, che è Elias. È un personaggio che è un pezzo che rincorriamo. In realtà questa boss fight è divisa in diversi, diciamo, zone, tranche, perché questa è la terza volta che lo affrontiamo. Perché lui risorge, risuscita sostanzialmente. Infatti ce lo dice. Verso il controllo. Ok. Sembra morto, ma sicuramente non lo è perché, ripeto, è la terza volta praticamente che lo uccidiamo. Vediamo se c'è un'altra boss fight molto ravvicinata qui, sempre con Elias. Eccolo. Eccolo, eccolo. Dovrebbe essere l'ultima boss fight contro. Sì, si vede più resistente. Perché ha il supplicante che lo protegge. Ok. Abbiamo congelato. Ah, sprecata. Ok. Ok, ci siamo. Adesso ne avevo cati 4 come sempre, più si va avanti più salvavita evoca, più diventa difficile. Ok, è rimasto uno. E questa volta non la racconta. Invece la racconta. No, ok. Perfetto. Direi che per anche questa boss fight è tutto. Un'ottima boss fight, interessante perché divisa in più parti e abbastanza divertente, anche se comunque quel procedimento del salvavita, diciamo, che lo rende immune è una prassi un po' di questo Diablo 4. Comunque, ottima boss fight. Ci vediamo per il prossimo video.